Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video vi farò vedere come sostituire la pila del telecomando di una Mercedes classe E220 del 2017 in questo caso. Vi ricordo come sempre che queste chiavi sono comuni a molti altri tipi di Mercedes. La Mercedes sta facendo delle chiavi sempre più belle, ma sempre più sofisticate, quindi le batterie sono sempre più difficili da sostituire. Quindi in questo caso vi farò vedere come sostituire la batteria di questa bellissima chiave senza attrezzi. L'unica cosa che dovete avere è naturalmente la batteria nuova, che in questo caso è una CR2032. Quindi, ma non perdiamo altro tempo. Prendiamo la nostra bella chiave, la ruotiamo e vediamo che qui ha un piccolo tasto. Ok, questo piccolo tasto serve da una parte a far saltare l'allarme d'emergenza, però dall'altra serve anche ad aprire il vano della batteria. Vedete, è semplicissimo. Cliccate il tasto, fate una leggera pressione e il coperchietto salterà fuori. Ancora non si vede la batteria perché questo tipo di chiave, una batteria a scomparsa, ossia ha un piccolissimo cassetto qua sul lato, vedete? Ha una piccola feritoia che serve per l'alloggiamento della batteria. E come vi ho già detto, non serviranno attrezzi, basterà con fare forza con l'unghia e far saltare il cassetto dove troviamo la batteria. Eccola qua, una CR2032 da 3 volt. Andiamo a reinserire. Andiamo a reinserire la batteria nel suo alloggiamento e non dobbiamo fare altro che richiudere come abbiamo aperto il vano posteriore. Ed ecco qua, la batteria è sostituita. Come sempre, se vi è piaciuto il video e se vi è stato utile, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, grazie mille, ciao, a presto!